buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Io dico proprio due parole di presentazione, sono un ospite abusivo, adesso ci sarà una presentazione del libro di Andrea Piva. Volevo dire soltanto che sono molto, molto contento di questo incontro di oggi per tutta una serie di motivi, perché secondo me si iniziano a rimettere insieme dei pezzi importanti di Lucera che hanno lavorato così bene in questi anni. Quindi sono particolarmente contento che appunto la Cremeria Letteraria, la Libreria Kublai, Mediterraneo Cultura, la Puglia Film Commission, perché dopo ci sarà la proiezione di Galantuomini, di cui Andrea è stato uno degli sceneggiatori insieme ad Alessandro Valenti e a Edoardo Whisper. E quindi niente, un saluto di luminosa felicità per questo processo di contagio bello che sta avvenendo in questi ultimi tempi. Lascio la parola ad Andrea, che saluto, e a Gianni, che vi parleranno del libro. E grazie ancora. Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro letterario qui alla Cremeria. Abbiamo qui con noi Andrea Piva. Ripeto quello che ha detto Fabrizio. Certo. Eh sì, siamo sul palco, on the stage, sembriamo i Rolling Stones, ok. Ci devono sentire una foggia, se Ci devono sentire, l'amplificazione è buona, magari possiamo anche alzare un po' il volume così ci sentono meglio. No, si sente bene. Questo di me. No, allora alzate un po' il volume di Andrea che si deve sentire più di me, no, perché è lui che ha molto da dire. Perfetto, posso fare un po' di rap nel frattempo. Allora Andrea, questo tuo romanzo che definisci un romanzo filosofico, perché propone una visione del mondo da comunicare al lettore, ed è una visione molto interessante perché la storia la possiamo definire anche in parte autobiografica, perché quello che racconti ti è successo davvero. Cioè, nel libro si parla di Vittorio Ferragamo, che è il protagonista del romanzo, che è uno sceneggiatore di successo. E quindi poi a un certo punto, per dei disaccordi con il suo regista, che diventa quindi un suo ex amico, lui abbandona questo percorso e a quel punto decide che la cosa più importante è come fare soldi. Ecco, questa è una cosa che ci interessa molto. E quindi lo fa attraverso il gioco del poker online. Sì. Scoprendo sì, anche. Sì. Sì. Gli capita del tutto casualmente di riuscire a guadagnare dei soldi attraverso quello, però chiaramente tu che hai letto il libro lo sai. Certo, cioè, un travaglio per arrivare a quello. Non ho letto il libro. No, però devo confessare questa cosa, che in realtà oggi doveva esserci qui Luciano Toriello, che il libro l'ha letto, ma per degli impegni improvvisi non è stato possibile essere qui. E allora mi ha chiesto di sostituirlo. Io il libro senz'altro lo leggerò perché è bellissimo, è molto interessante. Però mi sono documentato, no, giuro, giuro. Tanto poi Andrea mi regalerà una copia del libro. Due. Anzi, due no, perché così lo leggo meglio, lo posso approfondire. Che poi è quello che ti è capitato, Andrea, perché tu hai cominciato, cioè tu hai scritto la sceneggiatura di un film cult, La Capagira, diretto da tuo fratello Alessandro, e siete stati dei precursori, perché quando è uscito La Capagira, la Puglia non era una location ambita dalle produzioni cinematografiche oggi, no? Anzi, noi abbiamo avuto problemi molto concreti nel girare, addirittura non ci concedevano neanche le autorizzazioni per girare le strade della città. Abbiamo rubato tre quarti delle riprese del film, sono rubate, come si dice in gergo, cioè siamo andati lì, non abbiamo detto niente a nessuno. Tant'è che il primo giorno di riprese, dopo mezz'ora, è atterrato un elicottero a 30 metri da noi per fermare tutto, perché stavamo vicino ai binari, è vero, il movimento vicino ai binari in Italia è una cosa anche giustamente molto vista con grande sospetto, diciamo, proprio è stata una cosa veramente buffissima. Un bel battesimo per il film. E quindi dopo La Capagira hai scritto la sceneggiatura di un altro film bellissimo, Mio Cognato,
con Sergio Rubini e Luigi Locascio, anche questo un grande successo. Sì, già in tutte altre condizioni, perché comunque nel frattempo si era un po' sdoganato l'idea di andare a girare a Bari, perché sì, il punto era che proprio grazie alla capacità, certo. Sì, si ripete, si sente dire spesso che quello è stato un film apripista per quella che poi è stata detta anche Primavera Pugliese. In realtà non credo che sia stato nient'altro che il frutto del suo tempo, no? E poi sì, che in effetti abbia funzionato anche come apripista, ma non che noi abbiamo indicato la strada a nessuno, semplicemente evidentemente avevamo maturi tempi per pensare a un'operazione del genere, per incominciare a ripensare di andare a girare in Puglia, cosa che fino a quei tempi lì, dopo una stagione fortunata nel 60 e 70, era diventata di nuovo impossibile da fare. Però lì con mio cognato ci si è arrivato con molti più soldi, con un clima totalmente cambiato e con dei mezzi completamente diversi. Ed è da quel punto che poi hai cominciato, come dire, ad avere un po', come dire, dei disaccordi con tuo fratello, un po' sulla filosofia cinematografica, no? Ma sì, no, cioè ma tu, sì, come dire, sei un po' contrario al mainstream, no? E sì, no, non è che sia contrario al mainstream, no? No, semplicemente io conosco i miei limiti e so che alcune cose non le so fare, semplicemente, che sennò non scriverei i libri che scrivo, invece che vendere 10.000 copie venderei 2 milioni se potessi, vabbè, che non provo, ognuno fa quello che può, io quello non lo so fare, e a un certo punto tra me e mio fratello è sorta la discussione, che poi non è diventato un litigio. Nel libro io l'ho romanzata, la cosa è quindi romanzata, no? Perché sì, vabbè, nel libro addirittura si parla addirittura di un pugno. Il protagonista del mio libro spacca la faccia al regista con cui sta lavorando, proprio gli rompe materialmente il naso, e tutti mi chiedono, la prima cosa che mi chiedono è ma come perché mio fratello ha un naso da fuggire, un naso camuso che gli hanno rotto da ragazzino, non gli hanno rotto io, con mio fratello per fortuna non siamo mai arrivati alle mani, semplicemente no, a un certo punto abbiamo anche capito, insomma, come succede spesso nei sodalizi d'arte in cui insomma a un certo punto può incominciare a mancare l'aria, abbiamo sentito entrambi che forse avevamo bisogno di fare esperienze un po' diverse, e così è successo, ma tra me e lui poi abbiamo scherzato e litigato per un miliardo di altri motivi, ma non per quello. Spesso capita tra fratelli, no? Sì, ma in tutto il libro in generale molte delle cose che succedono al protagonista sono successe anche a me, però in realtà sono gli snodi che io ho vissuto sulla mia pelle, ma tutta la rete che di concrezione di fatti che porta alle varie cose nella mia vita è stata completamente diversa. Tutti i fatti sono stati completamente diversi, a cominciare dal cinema per finire nel poker. E in effetti anche io ho avuto una carriera di un pokerista professionale. C'è una base, no? E comunque Andrea, nel frattempo, cioè comunque dopo mio cognato ha scritto un'altra grande sceneggiatura, Galantuomini, con il grande Fabrizio Giffoni. Grandissima interpretazione, Fabrizio non ha bisogno di presentazione, è uno dei nostri maggiori attori, per spessori, per talenti. E in quel film in effetti rende veramente molto bene il personaggio come avevamo pensato insieme ad Edoardo e Alessandro. E il film è un bel film. Io in quel momento devo dire che quando alla fine di quel film per me c'è stata proprio una cesura veramente totale con il cinema, perché nel frattempo mi era partita la carriera di pokerista, proprio stavo sempre in giro per il mondo, non ci stavo proprio pensando più, e io l'ho visto, credo direttamente, non avevo visto neanche un fotogramma del film, l'ho visto direttamente al Festival di Roma, però un po' questo è rimasto un po' un rammarico nella mia vita, non aver goduto della lavorazione di quel film oltre la sceneggiatura. Poi la lavorazione della sceneggiatura è stata stupenda, perché ho conosciuto Edoardo, ho conosciuto Alessandro Valenti, ho conosciuto tutte le persone con cui a quei tempi stavamo. Io mi sono trasferito proprio a Lecce, a casa di Valenti, e questa è stata una cosa molto formativa della mia vita. Poi dopo però me ne sono andato per altri fatti e con rimpianto devo dire non ho seguito tanto le cose, e quello è rimasto per me un film come veramente scritto da terzi, è un po', sai che succede un po' nelle vite un po' di tutti, sì, che quando facciamo altre cose ma a un certo punto ci guardiamo indietro e sembra che la nostra vita sia stata agita da una terza persona. Per me quel momento lì è proprio quello. E
Quindi Andrea, questa tua carriera da pochilista, poi lo approfondirò leggendo il libro, a un certo punto il protagonista dice voglio fare soldi, voglio diventare ricco, e per diventare ricchi bisogna cominciare già a pensare come se lo si fosse già. Sì, lo dice a un certo punto, una delle regole del capitalismo moderno, non scritte e soprattutto non dette, è che se si vuole diventare ricchi bisogna iniziare col comportarsi da ricchi, poi il resto lo verrà da soli. Quindi lui comincia ad affittare un appartamento in sì, una zona e comincia a fare le cose che fanno i ricchi, sì. Solo che lui chiaramente lo decide anzi drasticamente, come anche provocatoriamente, no? Poi chiaramente lì c'è tutta la mediazione tra la voce narrante e chi scrive e il protagonista e tutto il resto, e chiaramente quella cosa lì rimane un po' inespressa perché sarebbe un po' anche alla capacità del lettore di capire la portata ironica anche di questa cosa qui. Però il mio personaggio si lascia proprio fregare da questa cosa, che pensa per scherzo, per protesta contro quello che sta facendo, perché lui subisce le conseguenze invece proprio di questo tipo di ragionamento nel cinema, perché a un certo punto lui capisce di non essere in grado di fare l'unica cosa che può fare, ovvero l'unica cosa che sa fare, cioè non pensare al futuro, mentre chi lavora con lui non fa altro che operare mediazioni tra quello che creativamente sente di fare e quello che pensa che il pubblico avrà voglia di vedere, che è una cosa in genere in arte piuttosto pericolosa, che ha dato anche stupendi frutti in passato, ma che oggettivamente in linea teorica è un campo minato, perché a parte che non sai mai veramente cosa vuole il pubblico, quindi probabilmente l'unica cosa veramente onesta e forse anche più vantaggiosa da farsi in arte è rimanere fedeli a quello che si trova veramente autentico di se stessi, perché ingegnerizzare le operazioni, a mio modo di vedere le cose, è proprio la ricetta perfetta per arrivare al disastro. Cioè è meglio fare una cosa piccola, molto sentita, che una cosa di grandissime aspirazioni fredda, e che probabilmente sarà semplicemente un disastro dal punto di vista anche economico, un waste of money. Nel romanzo, Andrea, si parla anche molto di Roma, che per te è proprio un'entità con cui entrare in contatto, anche perché tu la vedi come la concrezione di tutte le menti che sono passate in questa città, e che il protagonista sente molto come quasi una vibrazione. Sì, 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 questa è una cosa che mi capita sempre a Roma, mi è sempre capitata, per anni l'ho vissuta così, soprattutto quando giocavo a poker. Io giocavo a poker di notte, finivo di giocare alle 4-5 di mattina e quando finivo a giocare non andavo mai a letto direttamente, uscivo, andavo a mangiare una cosa e generalmente orrendi tramezzini negli unici bar rimasti aperti e mi godevo la città. Io abitavo a Piazza Minerva, che è un posto fortunatissimo a Roma, e mi godevo l'ora magica, quello che si chiama Magic Hour, con uno spirito, proprio una sensazione di partecipazione veramente meravigliosa, che era più che semplicemente ricevere la bellezza delle cose riflessa, era piuttosto sentire di cosa fossero frutto quelle cose, nel senso che camminando per quelle strade, già solo fatto di pensare a dove abitassi, io uscivo da un palazzo in Piazza Minerva dove aveva abitato Gates, a 30 km, a 30 metri di distanza era stato processato dall'Inquisizione Galileo, a 20 metri di distanza c'è Beato Angelico, le spoglie di Beato Angelico, che posizionano degli artisti, Gogol in quella strada era stato visto strappare la seconda parte dell'Anime Morte, Cesare è stato ucciso a 30 metri da lì, cioè Berlino, a tutti tu lì, quindi lì ci abitava Piva, povero sfigato. Quella cosa lì, quando ci fai un po' mente locale, poi non esci più, è una cosa invincibile di Roma, perché poi è chiaro, ci arrivi da turista, vedi la cosa bella, anche a viverci, soprattutto magari a esserci nato, a frequentarla da più di 20, 30, 40 anni, a un certo punto la bellezza esteriore tende a scadere, perché la mente umana è fatta così, l'architettura del nostro cervello è pensata per adattarsi al piacere, in modo da cercarne un altro maggiore subito dopo, quindi quel tipo di bellezza poi scade agli occhi dei romani, lo vedi negli occhi dei romani che si dicono ah vabbè Roma, bellissima, però poi a un certo punto gli muore questo tipo di bellezza.
quell'altra è una cosa che non ti muore mai, perché proprio è una corrispondenza d'amorosi sensi, proprio foscoliana, certo. Una cosa diversa. Però racconta anche questo, Andrea, che a dispetto di tutte queste vibrazioni, di questa bellezza, hai notato a Roma che c'è un'ossessione nei confronti del denaro e poca ispirazione nell'arte. E ancora oggi così ho... No, questo è quello che pensa il mio personaggio. Io, è quello che pensa il tuo personaggio. Sì, la condivido un po' questa cosa qui, però poi dipende anche con chi capiti, capito? Per dirti, nella mia stessa parabola con Alessandro, con mio fratello, a un certo punto noi ci siamo armati di santa pazienza, abbiamo tirato fuori soldi in tasca nostra, non abbiamo neanche cercato di trarre compenso nel nostro lavoro, semplicemente perché ci sembrava la cosa naturale da fare in quel momento, no? Le stesse persone poi 10 anni dopo magari non avrebbero, io stesso me compreso, non avremmo mai lavorato a una cosa simile senza considerarsi professionisti, quindi senza prevedere un compenso. Chiaramente questo per dire che semplicemente dipende anche da dove stai cadendo, in quale momento della tua vita, in quale situazione specifica. L'assolutizzazione in questo funziona sempre male, anche perché per esempio c'è un amico mio che si chiama Checco Zalone, fa dei film incredibili, oggettivamente poco riusciti dal punto di vista artistico, ma molto riuscito dal punto di vista, da tutti gli altri punti di vista, perché quello fa ricco, cioè, è uno che è un genio della risata del cazzo di dire. Ed è obiettivamente, poi racconta anche in un certo suo modo molto bislacco e buffo anche dei tic della nostra contemporaneità, no? Non sono proprio completamente neutri, no? Da un punto di vista anche di messaggio, eppure quello, rimanendo veramente essendo se stesso, quello fa se stesso, quella è la cosa che fa da 30 anni. Facendo questo ha fatto due dei film, il secondo film che hanno incassato di più della storia del nostro cinema. Quindi, capito? Su questo cioè, neanche io voglio dire, spendere, metterei mai una mano sul fuoco. Cioè, ognuno c'è la propria strada, poi ci sono quelli lì a cui viene chiesto di fare una cosa che non è loro stessi, e quelli, secondo me, non sono il dovere ma hanno il diritto di ribellarsi e di fare altro. Magari scegliere un'altra carriera, avere anche il coraggio di cambiare, di farne una. Certo, allora tu segui sempre il tuo istinto, quello che senti di fare, e soprattutto c'è da parte tua una grande attenzione nei confronti del linguaggio. Anche al cinema so che a te non piace seguire i film doppiati, i nostri doppiatori sono bravissimi, però secondo te questi doppiaggi non rispecchiano la lingua, quella parlata realmente? Nei film, per esempio, americani non è così, se c'è un personaggio del Texas, ha un accento tipico del Texas e usa anche il linguaggio coloriale, da noi questo non c'è. E quindi da parte tua c'è sempre questa attenzione al linguaggio quando scrivi, anche... Sì, sì, certo, anche nella mia narrativa questa cosa emerge, perché come mi esordio in cinema, in sceneggiatura, è stato la Cabagira, evidentemente aveva una peculiarità molto cospicua, ovvero la lingua, e questi parlavano una lingua che si parla solo lì, che anche quando è uscito il film in Italia si è dovuto sottotitolare. Anche a Bari addirittura a un certo punto abbiamo dovuto tirare fuori una versione sottotitolata, e così anche nel Mutantis Mutandis, perché comunque con il dialetto non ho una grande dimestichezza per il dialetto scritto. Nella letteratura, nella mia letteratura, i registi cambiano a seconda della materia e a seconda delle persone che pensano i pensieri, perché credo che la lingua debba sempre adeguarsi alla materia che racconta e non viceversa, cioè se poi, anche perché la scelta stilistica con Contini io penso che sia più che semplicemente un modo di rappresentare formalmente qualcosa, ma sia anche una finestra su che cosa l'autore pensa delle cose che racconta, perché scegliere una forma invece che un'altra significa operare anche una sorta di giudizio, operare un cambio prospettico su una cosa. E questo secondo me è importantissimo, uno scrittore deve essere molto consapevole di questo. E quindi Andrea, nel romanzo ci sono proprio, come dire, dei consigli precisi per vincere a poker online?
Cioè, sì, alla fine sì, devo dire. Perché non c'è mai, non le racconti tutte. Cioè, puoi svelare qualcuno prima così. Sì. Ti spiego il segreto principe proprio, che è studiare. Si deve studiare molto. Si deve studiare un sacco. Ma il poker è per scombrare il campo da due. Il poker è un gioco di strategia, né più nemmeno che gli scacchi. Si potrebbe, anzi, proprio farò capire a chi non pratica il gioco. Potremmo veramente, io adesso dico scacchi e voi sostituite mentalmente poker alla cosa. Gli scacchi sono un gioco di strategia interattiva, molto complesso dal punto di vista probabilistico-statistico, che però può essere analizzato con degli strumenti che la teoria dei giochi, che è una disciplina scientifica che mette insieme un po' strumenti presi da tutte le altre discipline a disposizione, e attraverso la teoria dei giochi si può riuscire a mettere a punto una strategia che messa in atto contro le strategie medie del campo contro cui noi lottiamo, presenta nel lungo periodo un margine di vittoria. Tradotto, se invece di muovere i pedoni a cazzo, noi sappiamo che muovendo un pedone in una determinata posizione, aspettandoci che il nostro avversario possa muovere il corrispettivo in un'altra, e andando di passo in passo mentalmente sulla proiezione di quello che succede, se siamo abbastanza bravi, abbiamo studiato abbastanza bene le implicazioni delle mosse che compiamo, abbiamo un'aspettativa di guadagno. Cioè, se giochiamo molte volte quella partita lì, alla fine la vinciamo contro una persona che quel tipo di ragionamento non affronta, non è preparato ad affrontarlo, non è disposto ad affrontarlo, perché magari è un giocatore occasionale, è uno che semplicemente non gli interessa quella cosa, vuole solo perdere un po' di tempo con le carte in mano. Tornando al poker, col poker funziona nella stessa identica maniera. E in questo libro comunque il poker non è raccontato da un punto di vista, cioè non ci si siede mai a un tavolo, non viene, forse una mano viene descritta in tutto il libro, perché quello che mi interessava raccontare non era quello, non era il punto di come vincere a un... è un po' quello che è successo nella mia vita, in effetti, anche questo. Cioè, io a un certo punto ho giocato professionalmente a poco, tutti mi dicevano, ah, ma come? Ah, quindi adesso stai raccogliendo materiale, scriverai chissà che cosa? Io dicevo, no, io non scriverò mai di poker, figurati se dal 700 che si parla di poker in letteratura, non arriverò io dopo Pushkin, Dostoevsky, Chiara, Landolfi, Oster, chi altro. Però a un certo punto mi sono reso conto che al di là della miriade di aneddoti che andavo collezionando, perché immaginatevi, io giravo con una squadra di pokeristi che era una decina di persone e poi è diventata 50-60 perché è una comunità proprio che si incontra, giravo per il mondo ogni volta in alberghi sempre diversi, spesso pazzeschi, con gente, 50 persone che giocano professionalmente a poker, ve le dovete immaginare, perché insomma proprio gente di estrazioni proprio impensabili, che fanno cose impensabili, e gli aneddoti che ne derivano sono veramente pronti per chissà quanti romanzi. Ma a un certo punto mi sono reso conto, sì, ma questa cosa non l'ho fatta, perché a un certo punto mi sono reso conto che invece la cosa che veramente mi ha cambiato anche la vita, perché veramente l'ha cambiata, è stata di capire che studiare la probabilistica, la statistica, la teoria del gioco in generale non fosse solo un modo per me di vincere a un giochino di carte, i soldi a un altro che non le sa quelle cose. Per me quello significava aprire una finestra gnoseologica sull'universo che io non avevo, di cui non avevo, da uomo di lettere, di formazione umanistica, non avevo proprio idea esistere. E questa è una cosa che rappresenta abbastanza pienamente non so quanto bene io sia riuscito a farlo, però questa è una cosa che è un problema di tutti, non è una cosa dell'iperurano, questa è una cosa dei giorni nostri. Noi siamo in un'epoca in cui bisogna capire da che lato stiamo, perché chi governa il mondo, e non è questione di complottismi, chi comanda il mondo dal punto di vista economico, dal punto di vista numerico, sono quelli che stanno dall'altro lato rispetto a me. Noi ci siamo intorno. Perché cioè, magari anche loro giocano al poker, no? Oggi le più grandi aziende mondiali si chiamano Facebook, si chiamano Apple, si chiamano Windows. Gli equilibri economico-politici, geopolitici, economici del Novecento sono cambiati sulla rivoluzione che hanno compiuto Bohr, Planck e gli altri, non su che cosa pensava Croce di Russell.
noi questa cosa prima o poi la dovremo capire, come minimo ci dovremo fare. Questo libro io ho provato a immaginare la via. Perfetto, quindi ti ha cambiato la prospettiva, c'è cioè questa teoria dei giochi. Yes. E senti, Andrea, quindi questo, beh, magari te l'avranno anche chiesto altri, tornerai al cinema, magari appunto con un film tratto dal tuo romanzo? Ho appena venduto i diritti. Ah, sì? Del romanzo, sì. E può essere che scriva io questa sceneggiatura, non è detto, intenderà. Però sì, ho venduto i diritti, anche però a una persona veramente eccezionale, molto, perché mi ha immediatamente conquistato, che però c'è in testa di fare un film internazionale, non so dove andremo a finire con questa storia, però cioè proprio vorrebbe ambientarlo a New York, tipo, ma vediamo. Ah, perfetto. Sì, anche perché io all'inizio ho avuto un po' di dilemma, ho detto, ma guarda, boh, secondo me qua a Roma importa, è proprio un personaggio del libro, mi sembra un po' strano l'idea tua di... Però poi alla fine mi sono lasciato sedurre da questa cosa, perché prospettandomi l'eventuale adattamento in un'altra zona del mondo con un amico con cui scriverei, in effetti mi sono reso conto che ci sarebbero cose molto interessanti da raccontare anche, cioè di questa storia ambientata in un altro posto potrebbero uscire cose molto belle, altrettanto belle. Andrea, ti va di leggere qualche brano dal romanzo? No. In effetti avevo dato a me questo compito, però quando c'è l'autore qualche passo che tu richiedi. No, impossibile. Fondamentale, no, impossibile, ok. Lo leggo io, no, no. Oppure ci sono delle domande, perché abbiamo qui un abile noto pokerista. Non so se l'hai mai incontrato online, no? Ti è mai capitato di dare. Sostieni, sì, maledetto, maledetto. Allora, Raffaele, puoi cogliere l'occasione per fare qualche domanda anche tecnica proprio ad Andrea, visto che. Cosa? La cosa che onestamente volevo chiederti, visto che adesso molti giovani, io ne conosco molti, ce ne sono alcuni in Caducera, si sente bene, cominciano a studiare e a guadagnare dei soldi a poco, cioè gente che ha 18 anni, che quindi non ha mai lavorato nella vita, ha studiato, è andato a scuola, comincia a guadagnare dei soldi, poi magari, come tu sai, in questi campi, cioè basta vincere un po', ci si monta la testa, allora pensi di essere il dio e di andare a giocare a dei tavoli molto più pesanti a livello economico, quindi ci si sputtana tutto in una sera, ne conosciamo entrambi molti che ci sono passati. Un ragazzo che ha 18-20 anni e che arriva magari a 25 anni campando di questo, poi si trova da un giorno all'altro senza una lira, senza sapere niente della vita se non giocare a poker. Come pensi, visto che ho dei casi di amici che da un giorno all'altro sono passati, ecco, da questa situazione, che hanno pensato al suicidio, te lo giuro, e come la vedi questa cosa qui? Cioè, senti, questa cosa qui è un discorso un po' lungo, però sintetizzato al massimo funziona così. C'è stata un'epoca d'oro del poker online che è morta per sempre. Oggi, a quei tempi lì, io a chiunque, anche a un ragazzetto di 16 anni, gli avrei detto, ehi, molla tutto, se vuoi studiare tele giochi ti dico io che cosa devi studiare, fai quanti più soldi vuoi, poi vattene, poi iscriviti a Yale, fai quello che devi fare con questi soldi. Ma oggi non è più così, è finita l'epoca d'oro. Per vincere questo gioco stabilmente bisogna studiare, farsi un mazzo così, devi diventare un fisico teorico praticamente, perché sta diventando veramente impossibile quasi da battere il gioco. Tant'è che, tra l'altro, è arrivata l'era in cui, quando giocavo io, in quest'epoca famosa d'oro, l'intelligenza artificiale, una cosa che non ho detto della comparazione tra poker e scacchi, è che gli scacchi sono un gioco molto simile al poker, ma pur essendo come il poker un gioco a strategie interattive, cioè ognuno ha una propria strategia che interagisce con quella dell'avversario, negli scacchi l'informazione è completa, cioè io che sto giocando contro te avversario so che cosa stai facendo, tu c'è tutto davanti. Nel poker no, io c'è un'informazione cosiddetta incompleta, cioè io ho te che sei davanti a me, che fai delle cose dalle quali posso dedurre alcune altre cose, ma c'è le carte coperte. Quella cosa complica dal punto di vista matematico
enormemente la situazione. L'albero delle probabilità è di un milione di volte più cospicuo di quello degli scacchi. Il poker è talmente difficile che agli scacchi esiste intelligenza artificiale che da 16 anni batte il più grande campione del mondo, il più grande giocatore al mondo. Nel poker questa cosa non è ancora successa, però sta succedendo, perché con le reti neurali e con un grandissimo lavoro veramente pazzesco dell'università di Amador Lapsus, MIT, lo so bene, cioè, ci ho parlato lo tipi. Non me lo ricordo. Ci sono questi tipi qui in America, un'università famosa tra l'altro, di Alberta, l'università di Alberta. Questi stanno lavorando da 20 anni all'intelligenza artificiale in generale, la stanno cercando di applicare al poker perché è il task più complesso che conosciamo sui giochi strategici, insieme al Go, che è un gioco giapponese di tradizione, bellissimo, elegantissimo, che si sta iniziando a battere anche adesso. Loro hanno iniziato a studiare il poker e adesso stanno arrivando con delle soluzioni di reti neurali veramente incredibili, cioè di autoapprendimento, si dice. La macchina dai propri errori comincia a capire che cos'è che sta facendo male e sta finendo tutto. Quando arriva questa cosa qui è finito tutto veramente, perché in quel momento là tu online non saprai manco se dall'altro lato c'è uno che è una macchina o se è un giocatore veramente. Già adesso incomincia a essere, cioè la macchina più potente batte il giocatore medio comunque, quindi tu da giocatore medio non ti potresti sedere troppo tranquillamente. Vabbè, questa era una domanda un po' tecnica, scusate, ma una risposta lo è stato. Però la risposta è: in questo momento consiglieresti a uno di giocare 20 anni a poker professionale? La risposta è no, perché è enormemente difficile e la finestra che ha di guadagni, perché pure esiste ancora una finestra di guadagno, è troppo ristretta per giustificare il fatto di lasciare gli studi o di pensare a quello esclusivamente, come si deve fare monomaniacalmente per diversi anni della propria vita. Comunque questa cosa io devo dire che la dicevo già ai tempi dell'epoca d'oro del poker, perché spesso i ragazzetti, io ero uno un po' avevo un'età che non era l'età classica del giocatore di poker emergente, che in genere era tra i 18 e i 25 anni, io ne avevo già 33-35, e quindi mi vedevano un po', siccome ero molto famoso nell'ambito del poker, mi vedevano un po' come un padre all'anziano a cui chiedere le cose, no? E spesso mi chiedeva, c'era un posto in un luogo famoso della rete sul poker in cui c'era un luogo in cui mi si poteva fare delle domande, perché dove studiare, cosa studiare, dove fare i tornei, in che circuiti partecipare, e spesso mi si chiedeva, ma io ho tipo 22 anni, ho fatto metà università, che devo fare? Io dicevo sempre, ragazzi, cioè, continuate, cioè, e questo è un periodo in cui si può fare veramente molta moneta, però vale la pena di specializzarti in una cosa che bene che ti va, durerà 5, 6, 7 anni, perché già allora si capiva che comunque quella era una finestra ristretta. E soprattutto è una cosa che socialmente ti dà fino a un certo punto, cioè io lo vedevo sui miei panni proprio, perché un conto era dire, cosa fai nella tua vita? A una ragazza, cosa fai la sera? Cosa fai nella vita? Ma io sono scrittore, si parlava, sei una ragazza, stessa ragazza, che fai nella vita? Sono pokerista, insomma è una cosa diversa, è proprio anche una questione di realizzazione professionale, perché obiettivamente non è una cosa indegna, perché comunque è veramente una cosa molto difficile, che ha bisogno di un lavoro, chi lo fa lo sa. È anche una disciplina, poi non tutti sono in grado anche di affrontare la disciplina. Bisogna essere. Ah sì, c'è una disciplina anche. Sì, no, proprio rigida. È un'arte marziale il poker, perché quando ti va male per sua caratteristica, proprio l'andamento stocastico delle cose, è una roba tremenda. Cioè il giocatore di poker va incontro a quello che in gergo si dice standard variazione standard, cioè deviazione standard, cioè se l'attesa di una cosa, cioè se io sono destinato a vincere X, è un periodo che a me sembra pure cospicuo, ma che matematicamente non è niente, tipo per un anno io posso perdere ogni santo giorno contro uno più cesso di me. Questa cosa qui, se io non sono un samurai, mi porta a spaccare tutto, a uccidermi, a andare in depressione e buttarmi dal balcone. E in effetti quelli che sopravvivono a queste cose, perché succede sempre nella carriera di un giocatore, sono quelli che hanno proprio un altro carattere, lo vedi, sono quelli che hanno un altro carattere, hanno proprio un'altra personalità, sono proprio dei Buddha
contemporanei. Io ne conosco molti perché tutti quelli che giocavano ai miei tempi, già chi giocava ai miei tempi, che aveva la mia età, era normalmente un sopravvissuto della generazione precedente, e già quella c'era stata la selezione. Ma quelli da adesso che giocano ancora sono tutti Superman, perché è gente che a un certo punto, per un anno, due anni, tre anni della propria vita, perdeva contro gli scemi, contro quelli che non potevi mai prendere la tua vita, perché il Dio Caos aveva deciso che dovevano prendere. Il Dio Caos. E come viene anche fuori, Andrea, dal romanzo, almeno quello che mi hanno detto, perché lo devo ancora leggere, non ho avuto tempo, me l'ho detto io, devi presentare Andrea prima. E che appunto viene fuori questa generazione contemporanea che appunto è costretta a inventarsi queste strategie inverosimili per vivere, per guadagnare soldi. Sì, vabbè, no, cioè, dico, conosci altre strategie particolari oltre al poker online? Come... No, in generale il segno dei tempi, si è cambiato tutto il mondo, ci è cambiato tutto il mondo attorno. Io che sono nato nei 70, già negli 80 stava cambiando tutto e si vedeva che stava per cambiare tutto. Nei 90 è saltato proprio il tappo. Mo stiamo in un mondo in cui se non ti inventi materialmente una cosa nuova, cioè, le prospettive sono veramente pochissime. Sì, infatti, perché questo per le generazioni precedenti può sembrare una cosa inverosimile, cioè vivere facendo il giocatore professionista di poker online, ma oggi è una cosa normalissima. Sì, sì, come un milione di altri mestieri che dall'influencer al blogger, infatti anche sì, al fashion blogger, al tipo che si crea l'identità per pubblicizzare i prodotti con i fake account, al tipo che lavora per le giant corporation della rete, quelli che lavorano per Google, per Facebook, per gente. Ma una buona metà dei lavori contemporanei sono totalmente nuovi, cioè lavori che 15 anni fa non si potevano neanche immaginare, semplicemente un pulpo. Sì. Beh, abbiamo pietà del pubblico, dai, basta. C'è qualche domanda per Andrea, qualcuno? Prego. C'ho una mano di fuori. Forse sì. Dunque, io ho un amico che è nato il 1 gennaio e da ragazzi per almeno 10 anni consecutivi, ogni volta che giocavamo la sera, faceva 2-3 scale reali, in 8 ore, cioè 2-3 scale reali, 4-5 poker, colori, full e compagnia bella. Volevo sapere se questo è il caso, se è un'altra parola che comincia con la C e altre 3 lettere finali, o se è caos, che è lo stesso, che è un anagramma, o se è qualche altra cosa che può superare lo studio. Grazie. Allora guardi, anche questo non è un discorso semplicissimo, però allora, il punto è questo: prima di tutto nei suoi panni io mi preoccuperei di controllare che i mazzi siano corretti, perché io le dico, ne ho viste veramente di tutti i colori e ne ho da raccontare di incredibili, veramente incredibili. Addirittura ci stavano questi a un club vicino a casa mia, che avevano preso sotto degli amici miei che sono super bravi, erano proprio a livello mondiale, bravissimi proprio, e a questi c'avevano una vernice invisibile con la quale macchiavano le carte, che potevano vedere solo attraverso lenti specializzate che costano tipo 5.000 euro, cioè, e tutto il club era d'accordo per truffare questi 3 euro. Limite, cioè c'è solo l'immaginazione come limite, che cosa può succedere ai tavoli, anche tra amici. Detto questo, il caos in genere random è una brutta bestia. C'era una vignetta famosissima che purtroppo, voi anche se me la spiegassi bene non ridereste perché non siete pokeristi, però c'era in buona sostanza, a un certo punto qualcuno mostrava, faceva, dovete sapere che il software online del poker ha un cuore che si chiama RNG, che sarebbe la Random Number Generator, che sarebbe un software che deve simulare un outcome random delle carte, perché se no si possono prevedere. Esatto, è un algoritmo che prevede, che immette numeri randomici da fuori dalla macchina.
Ora il problema è che dal punto di vista informatico non si è riuscito a risolvere questo problema, proprio dal punto di vista teorico. Non esiste una random number generator perfetta. Il caos esiste solo in natura, ed esiste molto bene, ma esiste solo in natura. Siccome spesso la gente dice ma non può essere random questo, non può essere random, è un tipo molto intelligente, fece questa vignetta che è stupenda, e qui si vede un tipo che porta a mostrare a un'altra persona, a un giocatore, la RNG della software house. Nella RNG della software house c'è questo mostro con 5 teste che sta lì e dice 1, 1, 1, 1, 1, e sta continuando a ripetere sempre lo stesso nome. E il tipo dice: questa è la nostra random generator. E il tipo dice: ma sei sicuro che è random? E lui si volta e dice: that's about random, you never know. Sai qual è la cosa strana del random? Non lo sai mai se è veramente random. E il punto è quello là, perché il cigno nero, come si dice in statistica, cioè la cosa assolutamente incredibilmente improbabile, esiste. Se non esistesse la cosa incredibilmente improbabile, non esisterebbero tutte le altre cose che sono molto più probabili, scalarmente sempre più probabili, fino al min, ovvero il medio, che è l'occorrenza più frequente di quel tipo di cose. Quindi, siccome lei è uno dei milioni, delle milioni di persone che giocano, giocavano almeno, le auguro di continuare a farlo tra amici, divertendosi, con altre persone, non è escluso che lei sia incappata proprio in quel evento incredibilmente raro, ma che pure è l'evento che compone tutto il resto, perché se lei ci pone mente, una cosa che può accadere una volta su un miliardo di miliardi di volte, prima o poi accadrà. Quindi lei mi sta solo dicendo: ma questa cosa che sta accadendo una volta su un miliardo di miliardi di volte, che c'è una probabilità su un miliardo di miliardi di volte di accadere, è vera? Sì, la risposta è sì, e la nostra vita su questo pianeta probabilmente è questo. Perché, per esempio, come diceva Fermi, where is everybody? Dove stanno tutti quanti? Se, come qualcuno aveva calcolato, ci sono probabilmente 6 milioni di civiltà solo nella nostra galassia. Può essere, e non è detto, che la vita sia una cosa incredibilmente rara, o che non sia così rara, ma che abbia un collo di bottiglia a un certo punto dell'evoluzione in cui diventa impossibile da sorpassarsi, e lì c'è proprio una singolarità. Ci sono molte ipotesi. La vita può essere anche una partita a poker, no? Cioè, avere la fortuna. Sì, come tutto a pallone, poker, biliardo. Ci vuole anche fortuna, no? Di avere anche le carte giuste o. No, perché di solito c'è anche questa cosa, cioè se uno è un abile giocatore anche con delle carte non particolarmente. No, è chiaro. Perché io sono un pokerista della domenica, quindi non del gioco. No, se la carta non ti aiuta, il punto è la differenza tra breve periodo e lungo periodo. Se la carta non ti aiuta, nel breve periodo sei destinato a morire, ma nel lungo periodo, se la carta non ti aiuta, anche se la carta non ti aiutasse, nel lungo periodo è veramente incredibilmente improbabile che una persona più forte di un'altra sia destinata a perdere. Se non impossibile. Impossibile non è perché l'evento incredibilmente raro c'è sempre, ma incredibilmente. Perfetto, Andrea, allora ci sono altre domande? Prego. Buonasera. Io come citato negli anni 70 ovviamente ho giocato a poker. La mia vita. Ho giocato a poker a livello dilettantissimo. E nel 95, nel capodanno 95, mi trovai in un tavolo a Roma, ero a Roma, mi trovai in un tavolo sempre di dilettanti, ma c'era gente molto più forte di me. Io quel capodanno me lo ricordo perché vinsi una discreta somma e poi ci andai in vacanza, la vacanza del 96 me la feci con quel piatto famoso. Quel giorno, il 31 dicembre del 95, fu l'ultima volta che giochi a poker, non giocai più. Complimenti, questa è la strategia vincente. Non ci vedo più per una ragione, la mia gioia era stata così grande, nel battere poi chi stava davanti a me era insomma, un semi pro, che smisi di giocare. Così che poi non giocai nemmeno poi al poker online, perché no. È l'unico modo di vincere che avevi probabilmente contro quella persona. Vincere una volta e non giocare insieme il team in più, se è veramente così forte te la domani. La domanda è questa, cioè mi emoziona il fatto di guardarlo negli occhi, tutto quello che c'è, è in tavola, sappiamo cosa c'è in tavola. Rispetto al poker online, questo contatto fisico con chi ti sta di fronte un po' manca.
Allora, nel poker online questa cosa qui che in effetti manca è compensata da un sacco di altri fattori, soprattutto dal volume di gioco immesso, cioè il numero di mani che ci si gioca. Dal vivo, se c'hai un dealer professionista che è molto veloce a dare carte e nessuno parla e si sta tutti concentrati, non ci sono distrazioni, si giocano 50-60 mani all'ora top, proprio se sei fortunato. Online puoi giocare 1000, 2000, anche 3000 in un'ora. Un giocatore online medio gioca in un anno quello che un giocatore tipo Doyle Bronson, che è il giocatore più famoso di tutti i tempi del poker, che gioca solo live. Un giocatore online professionista, io ho giocato in un anno forse il decuplo delle mani che ha giocato Doyle Bronson in tutta la sua vita di giocatore. Quella cosa lì compensa molto il fatto di avere meno informazioni su che cosa sta succedendo nei tuoi occhi e tutto il resto, che tra l'altro sono informazioni che vanno prese con grano salis, perché non sempre, il punto è che le emozioni spesso sono interpretabili da chi non ti conosce da un punto di vista dell'intensità ma non della qualità. Quindi io posso, quasi sempre succede, io ho giocato molto dal vivo, anche ho fatto tornei, ho fatto il campionato del mondo a Vegas più volte. Lì tu vedi davanti a te ci sta quello, il novizio, che tradisce molte emozioni, ma lì non puoi sapere mai se quello lì sta puntando e è tutto emozionato perché c'è il bluff o è tutto emozionato perché è pieno come un uovo. Quella cosa lì è una cosa anche di più, quindi c'è qualcuno, conosco diverse persone veramente forti al poker che dicono, che sostengono che senza avere tell, come si dice in gergo, è meglio giocare, senza avere tell è meglio, probabilmente da un punto di vista lo è. Poi ci sono quelli che sono proprio specializzati a leggerti come ti aprono, ti rivoltano un calzino e poi li temi perché lo vedi che ti leggono nell'anima proprio, cioè, e ci sono. Io ho giocato una volta con uno che si chiama Lindgren, è un tipo che pluricampione del mondo, che mi ha fatto veramente quell'impressione lì, cioè sempre, non so, c'era uno sguardo a lucertola proprio, che è veramente inquietante. E in genere comunque sì, alla fine non esci a frequentare la stessa persona più volte è un conto. Avere a che fare con i segnali di uno che non conosci, sempre diverso, è tutto un altro. Perfetto, ci sono altre domande? Ormai sapete tutto sul poker, quindi magari dopo organizziamo una partita. Venite a giocare nella mia room? Sarei molto curioso di vedere Andrea come gioca. Ma non giocherò mai contro di lui. Io ho smesso 4 anni fa quando mi sono messo a scrivere questo libro qui. Ah, quindi adesso hai smesso, hai ripreso la tua attività di sceneggiatore. Sì, perché non riuscivo a fare le due cose insieme, perché come avrete capito, evidentemente sì. Forse abbiamo parlato più di poker che di letteratura, però per me le cose vanno da compartimenti stagni e dove c'è il poker non c'è la letteratura, dove c'è la letteratura non c'è il poker, perché non riuscirei a dare tutto quello che ho ad una cosa o l'altra contemporaneamente, quindi no, per formamento se non lo faccio, o faccio l'una o l'altra cosa. Perfetto, allora c'è la proiezione di Galantuomini all'Opera San Giuseppe. Vi ricordo che potete acquistare il libro di Andrea e potete anche farvi la testa dell'associazione del Festival Mediterraneo in Cultura. Ve lo consiglio vivamente. Oh, venite a vedere Galantuomini, c'è pure Fabrizio, facciamo una chiacchiera. Non finire di vedere Edoardo Wisp del 2008, veramente bello. Sì, io questo l'ho visto. Galantuomini, sì. Ho visto anche la capagira, mi ho cognato, non ho solo letto il romanzo, ma lo farò stanotte subito. Dove si fa il film? Il film si fa al cinema dell'Opera San Giuseppe alle 21. Fabrizio, tu hai giocato a poker? Te la cavi? No, novizio. Sei un novizio. Un amico. Eh beh, hai Andrea che ti può insegnare tutto. Ah! È una festa. Ok, allora, grazie a tutti. L'appuntamento è 21 con Galantuomini, Fabrizio Cifuni, Andrea Piva. Grazie a tutti, buon proseguimento.